eutanasie al popolo, visto che sarà l'esercito di Leone, faremo durare qualche minuto in più questa trasmissione, che poi ovviamente voi vedrete in diretta, che adesso sono le 22:12, quindi poi il tempo che sarà caricata. Allora, iniziamo con la tecnica del numeretto, che è uno dei miei 20-21 opuscoli attualmente in circolazione. Sapete che quando abbiamo due numeri isotopi, qui siamo nelle stazioni del 12 maggio, troviamo in prima posizione 60 e 80. Ma questo metodo lo spiego dal 1996, quindi tutti sanno che porti il 68 e l'86. Quello che però gli altri non sanno, come è giusto che sia, è che quando si crea un prodotto, bene o male lo si dovrebbe conoscere, e io credo di conoscerne lo stesso. Quindi, questo 68-86 domanda è quando viene, quando bisogna metterlo in gioco. A partire da domani, quindi come vedete, io quei due tre colpi li ho saltati, ma io vi do la posizione e ve l'ho anche scritta, vedete? Prima, seconda e terza, ve l'ho scritta proprio nell'ultima stazione che abbiamo del 21 maggio, perché poi domani, dico bene, 24 maggio ci sarà la prossima stazione. Quindi vi ho messo le posizioni, quindi non parliamo dell'ambata che paga 10,6, ma dell'estratto determinato che paga bene, oltre 50 volte la posta. Quindi adesso chi vuole può mettere in gioco. Poi chi vuole giocare il 68, l'86 su Palermo-Roma e sulle diametrali che sono Cagliari-Firenze, se uno vuole lo può fare. Ma io vi dico quando è il momento di metterlo in gioco. Ma attenzione, se vedete qui centralmente abbiamo un 77. Chi ha il Leonotto, sapete che su due previsioni che io metto, perché due ne sono, non ce ne sono altre. Poi c'è la seconda giocata dove c'è proprio il 77. Ok? Quindi ci stiamo avvicinando a che possa sortire eventualmente la seconda e unica previsione, perché il Leonotto gioco soltanto un ampo, un estratto e una terzina, un altro estratto, un altro ampo e un'altra terzina, stop. Però sapete che lì abbiamo un solo ampo col numero 90. Uno solo. Dico bene, sì. Un attimo solo. E devo mettere a posto una cosa. Andiamo un po'. Solo un secondo. Devo vedere una cosa, vabbè, la vedo dopo. Vabbè, la vedo dopo. Perché mi sa che forse ho fatto una piccola confusione, ma adesso metto su tutto a posto. Vediamo un po'. Ho invertito erroneamente una ruota. Qui ho invertito Firenze e Genova. Questi numeri stanno su Genova e questi stanno su Firenze, dico bene. Vabbè, ho fatto un errore di trascrizione, vabbè, ma non va niente, poi l'aggiusto. Ok, ci sta. Qui su Milano-Napoli abbiamo un 78-87, ma abbiamo una sola posizione di questi due estratti. Una sola posizione. E cambia la scena avendo una sola posizione, no? Questo 78-87 esclusivamente in seconda posizione. E chi è che non si gioca due numeri su una sola posizione? Chiaro? Ma essendo che 78-87, qui c'è un errore, è uscita a Firenze, ho invertito le ruote, già è venuto fuori, c'è la possibilità che ritorni.
Questo 78 e 87 è una previsione che vi diede io. La possiamo anche andare a rivedere, che questa previsione. Anzi, adesso. Però è uscita a Firenze, attenzione, non a Genova. Qui c'è stato un errore. Vediamo un po'. Io ve la feci vincere proprio esclusivamente sulla ruota di Genova. Si è ripetuto perché questa previsione qui è inerente, non vi dico subito, alla tecnica che gioca su una sola ruota, la distanza perfetta. Vediamo solo un secondo se trovo il video, ma credo non ci dovrebbero essere problemi a trovarlo. Vediamo po'. Sì, dovrebbe essere questa. Un attimo solo. Tempo che finisce la pubblicità. Eccola qua. Dopo la stupenda vincita a colpo, noi ci è un piacere. Allora, la previsione Vabbè, per questa già oggi l'abbiamo vinta, Palermo, 22-31. dove l'estratto ruota unica, numero 22. Forte anche su Cagliari, però Palermo è la sua ruota. Andiamo avanti. Ecco i nuovi triangoli. 4 e 22, 22-31. E questa qui l'abbiamo ingrassata e su ruota, un attimo solo perché così facciamo anche un review, tanto per capire di che cosa qui noi stiamo parlando, come dico io, di un lotto di qualità. E beccammo 22-31 su ruota unica. Ma attenzione, perché poi io ho tirato fuori, sempre dal cilindro della conoscenza, e parliamo sempre su una sola ruota qui, me ne dite un'altra, e ce n'è ancora un'altra in corsa, devo fare solo un attimo mente locale, eccola qua. Buongiorno popolo di YouTube, questa mattina una stupenda previsione. Eccolo qua, su ruota unica Genova, lambate numero 6, sono 3 anni, 6 e 78, 6 e 87, 78 e 87, ruota. E parlavamo di una sola ruota a Genova dove voi prendeste 6,78. E questo lo sappiamo tutti. Ieri 78-87, però su Firenze, non su Genova, perché qui erroneamente ho sbagliato, insomma, a scrivere le luci. Dopo vado ad aggiustare. Allora io per... È semplicissimo, ma lo sappiamo tutti, non è che... È ovvio che tutte le persone vorrebbero vincere ogni estrazione. Sarebbe troppo bello. Ma attenzione, più cose si giocano e più si spende. E quindi poi si vuole, molti usano la parola recuperare. E ovviamente poi si va a finire così. Io parlo di un lotto di qualità. Io vi ho dato il 18 sulla ruota di Genova questa mattina. Vi ho dato quel numero. Basta. Ma voi sapete che c'è la previsione sulla ruota di Palermo, dove io lì a quella previsione che tutti hanno andrò ad aggiungere un numero. Perché quella previsione che io... Sapete che sono due ambi e dentro c'è il numero 56. E il numero 56 è venuto fuori non una volta, ma due volte. Eccolo qua, in due colpi consecutivi. Due volte è venuto fuori. È per quello che è conoscenza, perché dopo 26 anni che uno fa la stessa cosa nella vita, ma nell'intera vita, io ho fatto solo questo. Non ho mai visto altre cose che vanno, che possono andare al di fuori dei numeri.
Cioè non mi sono sposato, non ho fatto figli. Io ho fatto una scelta mirata dove ci sono i pro e ci sono i contro. Io penso che per essere sempre lucidi, innanzitutto il cervello va allenato, quotidianamente. E non ho più esaltazione sulle vincite, perché le ritengo frutto di quello che è il mio studio. Ok? Fino a un certo punto, a una certa età ci sono le esaltazioni, ho fatto questo, dopodiché passa. L'allegria resta, la soddisfazione personale, ma l'esaltazione non c'è più. Ok? Perché ci si matura e ci si sa che quando si dà una cosa in diretta, come lo sto facendo io, sempre su ruota unica. Ok? Allora io so che quella persona che può giocare poco, ha giocato poco e ha vinto, e non ha vinto poco. Questa è la cosa, poi cioè, sono quelli che possono giocare quella cosa in cui la giocano. Quindi andrò sempre sulla ruota unica, così come l'ho dato il 18 questa mattina. Stavo dicendo, quindi su Palermo ci sarà un abbinamento, perché quella condizione è in corsa. Ma attenzione! Chi ha la distanza perfetta sa del numero 6 e anche della ruota, perché io questa previsione l'ho regalata, ed è l'ultima previsione che ho regalato del metodo della distanza perfetta. Poi non ne posso regalare più, perché una volta che è in commercio questo opuscolo non sarebbe corretto, questo secondo la mia educazione che mi hanno insegnato, no? I miei genitori stupendi. Non vado a dare la previsione di un opuscolo che già è in commercio. Tanto ci pensano gli altri a fare questo. Okay? Detto che la risata, ma è un po' di ironia, non fa male. Quindi, che cosa abbiamo noi innanzitutto qua? Un attimo solo, sposto, perché non vorrei che inquadro cose mie o calcoli miei personali fatti qua, perché poi ci sta sempre chi guarda e vede tutto. Insomma. I verificatori, come li chiamano? I verificatori. Allora, partiamo e parliamo di cose serie. Noi qua abbiamo tre distanze, cioè tre numeri con due distanze 30. 58 meno 28 fa 30, 88 meno 58 fa 30. Noi qua abbiamo la condizione perfetta, ma anche se l'88 stava qua era super perfetto, ma cambia meno di niente. Quindi noi su Firenze e Genova vedremo o il 9 o il 90. Ok, ma vedete, questa previsione non ve l'ho data il 17 maggio. No, questa cosa ve la sto dicendo questa sera, che è il 23 maggio, perché io cerco di far passare qualche colpo di gioco per coscienza che le persone vanno a giocare e quindi mettono la mano nel portafoglio. Cerco di dare la previsione quando è quasi pronta, perché non costa niente. Se io ho studiato tanti anni, so bene o male il colpo, perché darle al primo colpo? Avere coscienza intendo quello, perché far giocare una persona quando sa che semmai al primo colpo, per io come sono fatto io, vado a fare le verifiche, so che al primo e al secondo non viene fuori, perché fare spendere qualcosina alle persone? Mentre per aiutarle uno gliela dà quando è quasi pronta. Ecco, così intendo io per coscienza. Ovviamente, è un fatto mio a specificarlo. Quindi, noi su Firenze e Genova, qualche colpo, insomma, vedremo uno di quei due numeri. Su Genova vi ho dato il numero 18, ok? Ripeto, questa non fate caso alla ruota, perché questi numeri di Genova sono usciti a Firenze e viceversa. È stato un errore mio quando ho copiato. Vabbè, non interessa. Guardate le stazioni e vedete che c'è stato questo errore. Ma al di là di ciò, nel momento in cui abbiamo quella condizione di 28, 58 e 88, noi ci dà una grande possibilità, uno, di mettere in gioco mezzo cifra, ovvero la triade inverso, è la prima giocata, due, la triade, tre, la super triade d'oro e quattro, il top super. Andate a vedere nei mesi, negli anni precedenti, e vedete voi un attimino se va a segno oppure no, tutte e quattro le condizioni.
basta giocarne uno. Appena si è eventualmente sortita la vincita, si fa vedere se non è uscita l'altro, ok? Io rivincite, per la mia che io ho fatto fare termine, quaderno, ma sul giornale, cioè dimostrabile ovviamente, no? Non così a parole, è che io riuscivo a incastrarli bene i numeri, cioè a prendere in altre condizioni, verificare per 5, 6, 7 volte se chiamavano gli stessi numeri, e poi ad aggiungere i numeri o tramite cadenza o tramite decina o tramite figura, e lì c'era il mio vero studio dove riuscivo a fare grandi cose, ma penso di riuscirlo a fare ancora. Perché io personalmente la mia giocata sarà sul ruolo di Genova, ruota unica, e Genova-Milano, dove tenterò con 5-6 numeri. E a me piace fare così perché se si fa la vincita, si ha la fortuna, dipende 3-4 numeri, oppure 5 numeri su 7-8 numeri, la ritengo una vincita per me eclatante, ma anche come fatto di studio, come composizione, come quando un fioraio presenta una composizione di fiori, più bella è, più colpisce. Io invece ci studio notte e giorno, solo esclusivamente sui numeri. Va bene, quindi tutti gli opuscoli sono in offerta. Il regalo che vi ho fatto è questo. 68-86 in prima, seconda e terza posizione. Non ve l'ho data prima questa previsione, che anche se tutti ormai, tra virgolette, diciamo che danno quello che do io, fanno i video, fanno le solite cose, insomma, dove poi vanno a spiegare quello che spiego io da 19 anni, però non sono in grado di sapere poi queste persone giustamente quando si mette in gioco. Quando si mette in gioco? Da domani 24 maggio, prima, seconda e terza, chi vuole tentare lambe lambetto lo può fare. E se vedete qui 56 66 76 e ne mando mancando 86, queste piccole chicche è chi studia il lotto, ok, ma chi studia le proprie cose. Ok, quindi io vi faccio vedere perché questo numero è forte, l'86 e il 68. Vi ho dato la prima, seconda e terza posizione, anche se nella regola la posizione è prima e terza. Però può succedere che esce in questa centrale. E questo 77, voi sapete che nell'Onotto ci sono solo due previsioni. Perlomeno nel mio opuscolo ce ne sono solo due. E l'Onotto gioca un estratto, un ambe e un terno, che è la prima previsione, e un estratto, un ambe e un terno, che è una seconda previsione. La prima è uscita dato un ambe e doppio ambetto su due numeri, attenzione, su quell'unico ambo che ho messo, e c'è la seconda in corso. E guarda un po', guarda un po', sarà il caso, sarà il fato, sarà quel che sarà, c'è proprio il numero 77. Izzerate il numeretto che tira fuori l'estratto, è sempre una mia creazione, quindi quando la vedete spiegate dagli altri, andate a vedere i miei video degli anni 90 e vedete che è il primo che l'ha spiegato, ma poi non è importante chi è il primo e chi è il secondo, perché è tutto un copia copia, quindi lo sapete voi e lo so io e per noi ormai è una cosa normale. Ma attenzione, perché sul Leonotto, qui, noi abbiamo il 90 con solo due ambi, che è la seconda e ultima condizione. Poi non c'è più niente del Leonotto. Qua possiamo dire che è il massimo del gioco ristretto, ok? Ed è il massimo, c'è poco da fare. E poi abbiamo un solo ambo col 90. Un solo ambo col 90, di cui io vi ho regalato il 18 su Genova, ok? Vi ripeto, questa c'è stato un errore di trascrizione di numeri da parte mia. Quello che vedete a Firenze è uscito a Genova e viceversa. Ma io vi ho dato il 18 sulla ruota di Genova. Perché? Quello che continuerò a dire, e che dirò sempre, il lotto di qualità. Anche io ho fatto di tutto, ho dato previsione, una ruota, due ruote, tre, come tutti.
ma alla fine ho capito che per vincere benino o bene, spendendo quanto meno è possibile, al rigioco su ruota unica, può veramente fare la differenza. E io ve l'ho dimostrato con 6,78, ve l'ho dimostrato con 22,31, e quell'ultima previsione su Palermo, come andrà? Questo lo vedremo, ok? Ricordatevi ancora il numero 81 su Palermo. Vabbè. A voi, speriamo domani sera in un altro bubù. Salvatore Leone è tutto. Ciao.